Io ritengo che questo bisognava chiarirlo da subito, dare questa tranquillità da subito ai cittadini, perché un'opera di questo tipo non è un'opera assoggettabile a un piano regolatore. L'esposto che io ho fatto alla Procura della Repubblica, che poi ha chiamato ad ascoltare tutti i consiglieri comunali, maggioranza e di minoranza, presenti allora, era proprio quello che, come faceva la Regione Abruzzo a rilasciare un parere favorevole su un'opera che poi compensa con milioni di euro. 8 milioni di metri pagati, 5 milioni Pescara, adesso 3 milioni e 4 oggi, ma comunque 1 milione e 8 prima, perché il valore dell'interramento dei cavi da Via Verdi alla fonderia di Nicola sono 1 milione e 800 mila euro, che addirittura ci avevano anche proposto di cambiare quell'intervento a favore della realizzazione dell'housing sociale. Invece no, noi abbiamo mantenuto fermo la nostra posizione, quei cavi andavano interrati perché i cittadini hanno comunque dato fiducia a chi allora poteva sul programma amministrativo anche l'interramento di quei cavi. E contro la Regione Abruzzo, dicevo, sono stato fermo e convinto che le nostre ragioni, esponendole alla Procura Repubblica, erano fondate. Tant'è vero che anche se il nostro ricorso è stato bocciato dal TAR Lazio per i motivi riportati in calce sulla sentenza, e cioè quella che nelle sedi esterne aveva ottenuto tutte le autorizzazioni delle conferenze dei servizi e degli enti comunali, i 3 milioni di euro che la Regione ha preso per un'opera che passa su San Giovanni Teatino sono stati gettati tutti su Pescara. E questo è stato anche un motivo di critica formale che ho fatto alla Regione Abruzzo, allora mi è data da Gianni Chiodi, perché quei 3 milioni di euro dovevano essere equamente distribuiti tra il comune di Cepagatti, il comune di San Giovanni Teatino e il comune di Pescara. Invece sono stati lottati tutti su Pescara per realizzare la moneta d'Annunziana, per fare il lungo fiume e i famosi lavori sulla riviera. Quindi, ringraziando Federica Chiavaroli, volevo fare un'osservazione. Qui non siamo in campagna elettorale, ma io voglio ricordare a tutti i consiglieri che quando, così, con un velo di ingenuità, abbiamo avvicinato i nostri elettori, partivamo da un concetto fondamentale, ed era quello che il nostro programma amministrativo era appoggiato su un tavolo immaginario dove i quattro piedi erano il campo, la requisizione del campo sportivo, il ricorso contro la terna, il piano regolatore e le piste ciclabili. Contro Terna abbiamo fatto un lavoro eccezionale, ci sarebbe piaciuto poterlo portare alla definizione, cioè spostandolo dove secondo noi era più logico, e le compensazioni ambientali sarebbero state le stesse per il Comune di San Giovanni Teatino. Questo non è stato possibile perché Terna è il soggetto attuatore dell'opera, il committente è il Governo nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Tesoro. Non hanno mai cambiato il progetto, perché solo la parte che prevedeva questo cambiamento era una conferenza di servizi dove Pescara è riuscito a ottenere lo spostamento. San Giovanni non era presente alle conferenze di servizio delle verbali, si capisce chiaramente, e quindi loro non avrebbero mai modificato il progetto perché avrebbero perso il finanziamento o avevano timore che il governo ritirasse quell'opera, perché nel frattempo il famoso Trattato di Chioto, che prevedeva la famosa legge 20-20-20, prevedeva la riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'aria, la produzione di energia da fonti rinnovabili sul nostro territorio, ormai era arrivato già a un punto. In un servizio di report veniva chiaramente detto che quest'opera è addirittura inutile, perché le fonti che oggi producono energia, l'eolico, l'idraulico, il fotovoltaico e altro, sono già sufficienti per il nostro fabbisogno. Portiamo a casa un risultato. Io penso che i timori della consigliera Federico Mirella siano timori legittimi. Forse leggendo bene anche la convenzione che abbiamo firmato, ci sono due punti molto importanti che ci sono stati suggeriti dall'avvocato Costantini a seguito di un colloquio con l'ingegner Canonico, che ha fatto già i rilievi sulla Tiburtina, dove ha riservato delle perplessità sulla fattibilità di quest'opera, perché sono tanti e troppi i sottoservizi che potrebbero in un certo senso non consentire l'interramento di questo cavo e quindi chiedono probabilmente una variazione a questo progetto.
E quindi la clausola di dire che se Terna cambierà il tracciato, queste compensazioni rimarranno tutte a favore del Comune di San Giovannino. Ma ce n'è un'altra. Terna si impegna a studiare con un progetto di razionalizzazione efficientamente dismissione della rete elettrica nella provincia di Pescara e Chieti, con particolare attenzione al Comune di San Giovannino, e promuovere un processo di concertazione con le amministrazioni territorialmente coinvolte. Che significa? Significa che Terna non solo interra il gasdotto di Ferrovie dello Stato, interrà anche le linee aeree che sono sul nostro territorio, perché sta già definendo una strategia per una nuova linea che passerà in un'altra parte del territorio da individuare con le amministrazioni comunali, e noi ci saremo, noi come per noi, ma anche dai cittadini ci saremo, e quindi anche per, toglieremo al territorio anche quelle opere di trasporto elettrico che sono i piloni che sono sulla collina di Carrone, per capirci, insomma, per San Buceto. Questo è un grande risultato. I soldi forse sono l'ultima delle soddisfazioni, i soldi erano il giusto riconoscimento a quello che San Giovanni Teatino paga per il passaggio di questo gabinotto in una strada importante. E, appunto, come diceva il consigliere Giuragalli, in campagna elettorale abbiamo fatto tanti ragionamenti, e quando parlavo io personalmente del fatto di avere un nuovo ciclo per gli anziani, una nuova casa degli anziani, il progetto era quello di far scendere gli anziani da questi mini appartamenti direttamente nel salone del ciclo degli anziani. Era un sogno, ci siamo impegnati per farlo, purtroppo le situazioni economiche hanno cambiato le sorti di questo comune, non ultimo il decreto 78 del governo che ha modificato l'obiettivo del patto di stabilità, inginocchiando definitivamente questo comune e cercando di trascinare anche il fallimento. Se oggi siamo resistenti è semplicemente perché con un grande opera di razionalizzazione stiamo portando avanti quello che sono le necessità primarie di questo territorio. Dicevo, questo progetto, questa idea è diventata realtà. Esiste già un progetto di massima, perché volevamo farlo già, un housing sociale con i fondi della Cassa Depositi e Prestiti, ma ci siamo resi conto che quel finanziamento non era conveniente per gli soggetti attuatori, un project financing che quando lo sviluppo del costo in termini di affitti, benché cambierati, non compensava l'investimento, quindi ci eravamo un pochettino arenati. Quindi già c'è il progetto, dobbiamo fare solo l'avviso pubblico per la scelta del tecnico, e sarà il primo intervento che faremo appena questa convenzione verrà pubblicata e diventerà immediatamente esecutivo. Partire subito col nuovo progetto che verrà esposto dentro il ciclo degli anziani, cercheremo di raccogliere un contributo anche da parte loro, e penso che sia veramente quello che noi tutti ci auguriamo nel prossimo futuro, quando capiterà ancora di attraverso i sociali di raccogliere il pianto di chi oggi non riesce nemmeno con una misera pensione arrivare a fine mese, dare una possibilità di pagare un affitto veramente irrisorio e poter continuare il resto della vita in serenità e in tranquillità. Credo di non aver trascurato il suo elemento. Sì, è vero, è la trascurata cosa più importante. Scusate. Voglio ringraziare Massimiliano. Che con la loro serenità e responsabilità stanno svolgendo questo Consiglio Comunale. Allora, se non ci sono più interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. La parola al consigliere che si dichiara. E riveste l'intera collettività di varie prospettive.
il problema, tutte, ognuna proveniente da posizioni diverse, tutte tendenti alla tutela del territorio e alla salvaguardia del cittadino. Siccome comunque continua a persistere qualche punto critico rispetto ad atteggiamenti, eccetera, io invece lo voglio superare perché voglio arrivare a una considerazione completamente positiva oggi del percorso iniziato. Io vi dico, avete avuto modo voi di constatare oggi con Terna quanto per loro è complesso ed è impossibile il cambio del tracciato. Terna avrebbe fatto volentieri a meno di cacciare probabilmente altri 3 milioni a rotte per opere da realizzare su San Giovanni di Latina, accontentando il comune con la variazione del tracciato. Cioè, su questa storia, se noi andassimo avanti, non a divenissimo un accordo, Terna andrà fino alla morte, perché secondo me il problema del tracciato, che io ho affrontato, a questo punto lo posso dire personalmente a suo tempo, con questa problematica, per i punti in cui noi possiamo proporre come alternativa, a meno che non proponiamo il letto del fiume Pescara, qualunque altra zona che sia adiacente alla pista aeroportuale diventa un impedimento assoluto per Terna, anche rispetto al Ministero che ha autorizzato il tracciato di questo cavidotto. Quindi è chiaro che lì non è il problema, che siccome era stato già firmato un'intesa, cioè per tracciare loro non lo cambiamo, come un capriccio, no? A Terna farebbe volentieri a meno di cacciare altri soldi, di interrare i figli, lo cambierebbe domani mattina il tracciato, ma non può, perché non è possibile. E su questo io voglio essere preciso, perché poi non è, cioè l'atteggiamento è una decisione assunta, scaturiscono anche da considerazioni, dagli ostacoli che uno si trova di fronte. Tutela della salute e del cittadino. Allora facciamo un passo indietro, facciamo che invece Terna non sia mai arrivato sul territorio di San Giovanni e quindi arriva oggi e propone Pescara 9 milioni, c'è pagato 6 milioni, Sportora non so quanto, eccetera, arrivo su San Giovanni di Latina e mi dico, vabbè, ti do 7 milioni di euro di opere pubbliche a compensazioni ambientali per il mio tracciato. Certamente un'amministrazione, un sindaco che si vede, voglio dire, ripagato con questa quantità abbondante di denaro che può riversare per le opere per cittadini, secondo me non va deciso. Esattamente quello che è successo all'epoca. Invece a questa proposta fu risposto picche, sapendo che probabilmente era una manata di poker quello che l'amministrazione stava giocando, nel momento in cui gli si disse noi non vogliamo un euro, vogliamo che voi interriate i cavi dell'alta tensione che stanno su San Giovanni di Latina. Fu una richiesta fortissima, perché vi dico, e secondo me voi avete già avuto modo di constatare anche sui tavoli eccetera eccetera che avete frequentato per arrivare a questo accordo, che Terna farebbe assolutamente volentieri a meno di realizzare un'opera che in termini tecnici, in termini di impegno, vanno ben oltre il 1.800.000 euro, i 2 milioni di euro che costa materialmente l'opera, ma che impegna loro a una serie di altri accordi. Come vedete, appena si è mosso Terna per cercare per chiedere un'autorizzazione a RFI senza corpo ferire in un secondo dice ok, va bene questo, però fammi un altro chilometro e 300 su Pescara. Cioè è chiaro che questo per loro è un impegno assolutamente gravoso di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Allora, rispetto alla forza con la quale questa amministrazione oggi ha portato avanti la battaglia per ottenere di più di quello che si era già ottenuto e di cui noi riconosciamo merito a chi ha portato avanti questo lavoro, e lo riconosceremo al punto tale che voteremo a favore queste delibere che voi portate. Io vi dico, riconoscete il coraggio di chi all'epoca è stato disposto a rinunciare a una valanga di soldi per dire noi non vogliamo nulla, ma ci dovete interrare i cavi dell'alta
attenzione, perché per noi la vita di un cittadino non vale 5 milioni, 3 milioni o 20 milioni, vale, è un valore incalcolabile, e quindi si è puntato su quello da subito, immediatamente, facendo una richiesta anche di ulteriori interramenti, eccetera. Quindi oggi io oserei dire questo, che l'accordo finale che si arriva a fare su San Giovanni di Latino Volterra attraverso questa convenzione è la sinergia di due amministrazioni che si sono succedute e ognuna per la propria parte ha fatto delle scelte forti e coraggiose per far sì che questo territorio venisse tutelato. Perché ho ricordato prima che noi abbiamo documenti che testimoniano che questo impegno che oggi Terna assume rispetto all'interramento era già nei fatti un tavolo di lavoro nel quale c'erano altri comuni, c'erano rappresentanti di Terna e in cui c'erano già le proposte di riassetto della rete elettrica di trasmissione nazionale area Pescara, area di Terna, area di Arve, eccetera. E quindi San Giovanni di Latina era già attivo per lavorare, per fare quell'interramento di tutti i cavi dell'alta tensione. Quindi noi abbiamo aperto un varco e abbiamo anticipato delle scelte coraggiose a favore dei cittadini. Questa amministrazione ha proseguito questo lavoro e ha ottenuto, e io dico, lo continuo a ribadire, ha avuto il coraggio di restare fermo sul fatto dell'interramento, perché sarebbe stato facile cedere all'usina dei soldi ulteriori per evitare l'interramento. Questa è stata la vittoria che io sposo in pieno, e poi il riconoscimento di ulteriori opere ben vengono, sono ulteriore gratificazione per il territorio. Quindi la sinergia di due battaglie condotte in tempi diversi oggi ha portato al risultato che per San Giovanni di Latino ha una sua validità. Per questi motivi il Movimento Insieme, io come capogruppo, sposo questa delibera, la votiamo a favore nel solo interesse della collettività. Grazie consigliere Ezio Chiacchieretta. La parola al consigliere Marco Vecchiano. Allora, a nome di capogruppo di progetto comune, ti preciso, Ezio, che il sindaco ebbe l'idea di proporre a Terna il passaggio del cavo sotto nel fiume Pescara, un'idea rivoluzionaria, perché lui ci avviò anche in l'occasione del passaggio dell'acquedotto anche il dragaggio del fiume. Quindi Terna avrebbe risolto tutti i problemi che oggi sta vivendo il porto di Pescara, i pescatori, i dragaggi, i fanghi, eccetera, eccetera, facendo due operazioni. Uno, non andate ad invadere quello che era la città di San Giovanni di Latino, forse anche la stessa Pescara, perché poteva continuare, e l'altra avrebbe reso un'opera sicuramente da un punto di vista economico e di funzionalità alla stessa città di Pescara, ma a tutto il territorio che costeggia il fiume Pescara, che ogni tanto per evidenti motivi esce fuori dagli argini e quindi crea notevoli problemi. Quindi in questo noi, la nostra battaglia è stata, e io ripeto, una battaglia fatta da Luciano, una battaglia a pieno campo, una battaglia vissuta anche questa mattina, che abbiamo avuto la disponibilità emotivamente, cioè il raggiungimento di questo obiettivo è stato talmente forte che Luciano questa mattina è stata la testimonianza di cosa deve aver significato tutto questo percorso, perché qui non nessuno ha fatto un proprio discorso né personale né di interessi personali. Noi stiamo lavorando per la collettività, cioè le nostre scelte, quindi è stata una scelta sicuramente dura, forte, faticosa. Ci siamo arrivati dopo 4 anni, dopo che abbiamo preso questo percorso, la palla che avete voi lasciato, noi l'abbiamo presa, l'abbiamo messa in discussione, abbiamo avuto il coraggio di rischiare anche in proprio, di rischiare denunce allo stesso sito, di rischiare querele, mettendoci a fare una guerra veramente con qualcuno che era molto molto più forte e più grande di noi. Questo merito credo che ci vada riconosciuto da tutti, quindi questo coraggio è stato premiato. Noi oggi però abbiamo
il dovere con gli amministratori di fare la scelta, di non poter dire andiamo ancora avanti, vediamo che succede, e se perdiamo, e se poi la terra ci fa causa per tutti i ritardi che ci farà, che abbiamo fatto a fare, chi lo pagherà? Lo pagherà Marco, lo pagherà Luciano, o lo pagheranno tutti i cittadini. Quindi noi non possiamo a questo punto rinviare le cose. Chi amministra deve fare delle scelte, deve fare delle scelte che siano le migliori in quel momento in cui sta amministrando. Noi con la coscienza a posto la stiamo facendo. Quindi il gruppo Progetto Comune, in tranquillità, con serenità e con convinzione, vota sì a questa delibera. Grazie. Grazie del suo intervento, consigliere Marco Gaccianano. Nel frattempo faccio notare che il consigliere Enzo Ferrante è uscito dall'aula. Passiamo alla votazione quindi della delibera di Consiglio Comunale numero 55 del 13/10/2015, approvazione dello schema di conversione tra Comune e Terni S.p.A. e autorizzazione al sindaco e responsabile degli uffici comunali alla sottoscrizione della convenzione stessa. Voti favorevoli? 11 voti favorevoli, voti contrari, un voto contrario, voti astenuti, nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera, ai sensi dell'articolo 134, decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Voti favorevoli. 11, voti contrari, 1, voti astenuti, nessuno. Non essendoci più argomenti all'ordine del giorno, alle ore 10.38 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale e ringrazio tutti i consiglieri. Buona giornata.